Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata il testimone di nozze al Teatro Manzoni di Roma, regia di Silvio Giordani. Una riflessione attenta sulle pulsioni e sulle emozioni di una complicata storia d'amore che si evolve a sorpresa insieme ai personaggi. Ne parliamo con i protagonisti. Dietro le quinte, questa volta sul palcoscenico, prima che inizi lo spettacolo del testimone di nozze. Ci hanno detto che è una commedia frizzante, dove si ride tanto, però si riflette anche sullo scarto generazionale. Che lo scopo era quello, di far ridere, però insomma di dare anche così un piccolo pensiero da portare a casa. In realtà poi raccontiamo i sentimenti che albergano in ognuno di noi, no? Quindi amicizia, paura, solitudine, tradimenti, quindi tutti i valori che in qualche modo ci accompagnano. Come si fa a far ridere il pubblico oggi? La comicità è sempre una sorpresa, deve essere una sorpresa per il pubblico. La comicità scontata è, diciamo, è troppo abusata, anche la parolaccia, queste cose qua. Invece quando si riesce a far ridere, cioè far riconoscere il pubblico in quello che stai rappresentando, quindi il rapporto di coppia, magari qualcosa che accade spesso al pubblico a casa, quello è la forza, è la chiave. Anche in questa commedia c'è la competizione tra la ventenne e la mia futura moglie, che è quarantenne. Vabbè, quarantenne, e quindi fa molto ridere il pubblico. Poi alcune battute, poi sta anche alla bravura degli attori, e qua abbiamo degli attori magnifici tranne me, e quindi la gente ci sta accogliendo molto bene, siamo felici di questo. Scrivere il proprio nome nella neve con la pipì. Se è un nome molto lungo e divertente, Gian Pier Antonio. Però accidenti, grandi cose fate quei uomini, straordinari, darei il Nobel io, che bravi che siete. Di storie sul matrimonio e sugli amori fragili che perdono la bussola in vista del grande giorno, sia il cinema che il teatro ce ne hanno regalate molte. Nel testimone di nozze si analizza in maniera sottile e ironica la psicologia dei personaggi e le relazioni di coppia, mettendo a confronto due generazioni. Lilli, Siddhartha Prestinari, e Benny, Enzo Casertano, stanno finalmente per coronare il loro sogno. Dopo 12 anni di convivenza sono vicinissimi al giorno in cui pronunceranno il fatidico sì. Benny ha deciso che il suo testimone di nozze sarà il suo caro amico Luca Fabio Avaro, con il quale ha condiviso momenti molto importanti della sua vita, e lo invita a cena. Parliamo un po' dei personaggi. Ecco, già, che guarda, cosa c'è di tuo in questo personaggio? Innanzitutto guarda la differenza tra una coppia di quarantenni, ultra quarantenni, molto distaccati, e guarda noi. Questa coppia di questo quarantenne che sta con una ventenne, vedi, molto più, no? più smart, più fighi. Più scialla. Cosa c'è di questo scemo? Di solito qui c'è sempre un pizzico, sì, dell'attore nel personaggio. In questo caso? In questo caso, ma forse chi mi conosce, come i miei amici e colleghi, Siddhartha o Enzo, che mi conoscono solo da più tempo, non perché Valentina non possa dirlo, sarebbero le persone più indicate a dirlo cosa io ho messo di me in questo personaggio. Forse, siccome è un personaggio molto battutaro, molto vuole sempre fare quello un po' il comicone della situazione, uscire sempre in maniera brillante, forse un po' questo è nel carattere del sottoscritto. Fabio Avaro un po' è quello che cerca sempre di fare la battuta anche nelle situazioni più difficili, e un pochino ci ho messo qualche pizzichino di questo di me in Luca. Parliamo adesso dello scarto generazionale, no? Sono io, diglielo. Sia di compagnia che di testo, mi viene da dire, perché io sono la più giovane a prescindere. Il mio personaggio effettivamente ha 20 anni e porta in scena comunque questa ventata di gioventù che ovviamente lui sa e gli altri due non sanno. Quindi succedono delle cose abbastanza anche imbarazzanti a volte, insomma. E questo fa molto divertire il pubblico. Però in una commedia che funzioni ci vuole un bel tempismo e una certa sintonia tra gli attori. Come avrete lavorato in questo senso? No, con Fabio Avaro già avevo lavorato, con Siddhartha no, e nemmeno con Valentina. Però quando ci sono bravi attori in scena, con mestiere, questa sintonia, e poi bisogna andare d'accordo se ci odiamo, no? Diciamo che abbiamo una buona sintonia e siamo molto affiatati, e infatti quando abbiamo fatto la prima replica molti hanno detto: ah, ma da quanto tempo state in scena con questa commedia? No, era la primissima replica che facevamo, quindi ci fa molto piacere portare questa verità, che sembrare affiatati, anche se magari abbiamo fatto solo 20 giorni di prove di corsa. Da 12 anni siamo insieme, 12 anni. Sì. 12 anni? Sì. Oddio, che ansia! Ha detto ansia. E perché ansia?
Perché 12 anni sono un botto. Sono un botto. È un botto. È un botto. Allora, fammi pensare. Io 12 anni fa facevo le elementari. Amore mio. Io sto mattino sento leggero, vado visto. Per una serie di circostanze, Benny ha perso di vista da qualche anno il suo amico Luca e così ha organizzato una cena prematrimoniale. La notizia non rende felice la sua futura consorte, anzi Lilly è molto contrariata e soprattutto diventa furiosa quando scopre che Luca non verrà solo alla cena, ma arriverà con la sua nuova compagna Elinea, Valentina Cretella, più giovane di lui di 20 anni. E quando lo scarto generazionale inizia a farsi sentire, al via una partita di box dove ci si sfida a colpi di ironia graffiante. Ma c'è una scena più difficile oppure no? Beh sì, tutte poi alla fine le scene sono difficili, perché poi ogni sera questo spettacolo cambia, perché ovviamente c'è un pubblico diverso, quindi il pubblico ride determinate battute, coglie certe cose che magari tu stesso non avevi colto, quindi è veramente un continuo, è una sinergia straordinaria, per cui io sono per esempio una di quelle attrici che amo molto il tavolino, stare lì, fare, studiare, sottotesti eccetera, però poi sono per l'azione. Non so se abbiamo citato Silvio Giordani, che ha sicuramente contribuito a rendere comunque questa sinergia bella, perché abbiamo lavorato veramente molto 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 bene. Ma si improvvisa anche sulla scena oppure no? Sì, vi succede? A parte perché, come dicono i miei colleghi, ogni sera il pubblico è diverso anche per motivi economici, cioè se fossero sempre le stesse 400 persone gli costerebbe un casino di soldi per 30 sere venire a avere sempre lo stesso spettacolo, quindi apposta lo cambiamo il pubblico noi. Però no, l'improvvisazione qualcosina c'è, ovviamente ci sono commedie e commedie, ci sono testi e testi. Io mi allaccio a quello che diceva Enzo dicendo che l'essere affiatati e saper far ridere il pubblico si è molto aiutati quando c'è un testo importante, quando c'è una struttura. Io dico sempre, lo paragono un pochino a un'impalcatura il testo, se c'è un'impalcatura sul quale fare delle capriole e delle piroette, sono delle capriole e piroette che hanno la loro figura e fanno la loro bella figura, altrimenti sei soltanto uno che sta provando a fare le capriole in aria senza punti d'appoggio. Questo è l'importanza di avere un testo e anche quindi di improvvisazione. Quando hai un testo, una struttura, una buona regia e dei bravi colleghi, anche quando si improvvisa, mi permetto di dire che si improvvisa comunque sempre da personaggio e quindi si rimane comunque nel contesto e nel testo, e quindi queste sono tutte cose che facilitano un attore che poi ha voglia anche di improvvisare. E diciamo che forse un po' tutti qua siamo di quel genere di attori, magari forse io, Enzo, un tantinello di più per istinto, però tutti quanti ci piace ogni tanto cambiare qualcosa ogni sera e provare a cambiare, a metterci qualcosa di nuovo, di diverso, per vedere cosa succede. Bene, un posto da favola, la maison del caviale. Ah, io ero troppo contenta, anche perché non avevo mai assaggiato il caviale. Avete presente che sono quelle pallette tutte nere, piccoline, sì, però non mi è piaciuto, sai, il sacchiotto? No, perché si appiccica tutto nei denti, qua. Ah, non mi è piaciuto. Ma lo fa, Lo fa. Ma lo fa. È proprio il problema del caviale selvaggio. Sì. A noi fa la stessa cosa lo spinacio, pensa. Una serata decisamente piccante e una cena sul filo del rasoio che potrebbe far saltare un puzzle costruito in 12 anni. Il testimone di nozze è una commedia ricca di colpi di scena che ci parla dei rapporti umani, delle difficoltà delle relazioni e non solo. Un quadro ironico e disincantato sui rapporti di coppia e sulle difficoltà del vivere oggi nella nostra società, in cui sembra ormai a tutti impossibile gestire i propri sentimenti. Parliamo di cinema. Adesso, se doveste interpretare un film, che tipo di personaggio e che tipo di film? Beh, io adesso ho visto recentemente un film meraviglioso, io credo che si chiama Daniel Blake, può essere un film meraviglioso, un film inglese di Loach, e ti rendi conto della potenza straordinaria, della forza emotiva. E ecco, quello è un film, quello è una regia che mi piacerebbe veramente, Ken, se mi trovi qui al Manzoni fino al 18, è veramente una storia intensa, meravigliosa, attori praticamente sconosciuti, ma di uno straordinario talento, e tutti, anche il figurante che passava, era in grado di raccontare questa, meravigliosi, emozionantissimo, quindi sì. No, io diciamo che il mio rapporto col cinema e con la fiction, cioè sono riuscito a scindere le due cose, perché in teatro ho quasi sempre ruoli comici e invece cinema, fiction, sono riuscito anche a fare dei ruoli drammatici, però quelli che amo di più io interpreterei i ruoli umani.
cioè non so, tipo Robin Williams, buon'anima, che adoravo, quei ruoli che creano empatia col pubblico, però con la dolcezza, con i sentimenti che vengono da dentro. Quello mi piacerebbe molto fare. Poi certo, naturalmente il comico è la mia casa, però il cinema comico è molto diverso dal teatro comico, fa molto il montaggio. La tiro grossa la sassata, in un remake di Rain Man la parte di Ray. A me piacerebbe lavorare, dato che comunque sono una ragazza ancora, una giovane donna. No, questo è importante per me, perché comunque attualmente non è che posso interpretare ruoli comunque di donne di 50 anni, però comunque anche le persone giovani sono in grado di mettersi lì di impegno e di riuscire anche, soprattutto. Grazie per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Allora, Dietro le Quinte è il posto più bello, meraviglioso, dove c'è la verità, non c'è la maschera, quindi un augurio vero, bello, intenso, viva i sensi, viva Dietro le Quinte. Un saluto a tutti i telespettatori di Dietro le Quinte e approfitto anche per fare gli auguri di Natale, no? Natale, di buon anno, e veniteci a trovare, chi sta a Roma oppure chi vuole fare un viaggio, qui al Teatro Manzoni fino al 18 dicembre. Dal Teatro Manzoni di Roma appunto un salutone a tutti gli amici di Dietro le Quinte, ci vediamo sicuramente davanti alle quinte e presto speriamo di vedervi anche dietro le quinte. Un saluto da me, da parte della mia compagnia, dal Teatro Manzoni, e come ha detto Enzo anche buon Natale a tutti a questo punto, grazie. Non so se so, faccio un genio, faccio i selfie mossi alla che pechino, io non fumo canne, sono anche astemio. Andiamo a comandare! Andiamo a comandare! Raffaella Gualazzi in concerto al Teatro Team con Love, Life, Peace, tre parole attuali e di speranza, il nuovo album che dà anche il nome al tour. Anticipato dal singolo L'estate di John Wayne, un brano versatile ed originale, Love, Life, Peace ripercorre con estro nuovo i generi musicali più cari all'artista, rivestendoli con grande creatività. In tour Gualazzi sarà accompagnato da un'eccezionale band, sei musicisti, alcuni anche coristi, tutti polistrumentisti, con una sezione fiati composta da tromba, sax e trombone, una sezione ritmica con chitarra, contrabbasso, basso elettrico, batteria e Raffaele che si alternerà tra piano e tastiera. La setlist spazia dai nuovi brani di Love, Life, Peace fino ai grandi successi contenuti negli album Reality and Fantasy ed Happy Mistake. Il repertorio è riarrangiato da Gualazzi, sfiorando l'unicità dei colori del jazz, la dolcezza di alcune pop ballad, il ritmo incalzante delle sonorità latine tradizionali. E adesso Weekend al cinema. Incontrarti. Sei bellissima, come sempre. Susan riceve un manoscritto dal suo ex marito. Il libro racconta di un uomo la cui vacanza in famiglia diventa violenta e mortale. La storia la costringe a guardarsi dentro. Lui è ciò che odierai tra qualche anno. Volevo diventare la persona. Buona prova per Tom Ford che attraverso il doppio racconto riesce a separare con chiarezza le due dimensioni, quella finta e quella reale, incollando lo spettatore allo schermo. Il mio ex marito mi chiamava animale. E con questo è tutto, per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.